Ciao a tutti, oggi è sabato 24 e come di Da prassi, prassi. da prassi abbiamo depositato la nostra denuncia settimanale. La quale denuncia settimanale questa volta è indirizzata alla signora Kieng, Sì, la quale signora. signora Kieng continua imperterrita a stravolgere il ruolo che le compete. In conclusione, diciamo, di questa premessa, il motivo, diciamo, scatenante di questa nostra, diciamo, presa di posizione nei suoi confronti è che, continua, la signora Kieng a, debordare dal bon ton e dal, diciamo, suo, preciso ruolo istituzionale. Attento, non dal tam tam, ma dal bon ton. Bon ton, bon Sì. ton. Il bon ton è quello che, ne parlavamo prima con l'amico Giorgio, chiedeva imperativamente ai ministri del fin del beau siècle di dare le dimissioni solo per la minaccia di possibili coinvolgimenti in affari poco strani, i quali i ministri Intanto davano le rassegnavano le dimissioni. dimissioni e poi si mettevano a disposizione della magistratura per verificare se, come, quando e se davvero erano colpevoli di una qualche infrazione al Esattamente. bon ton, non al diritto e alla legge, ma addirittura al bon ton. Questo Certamente. per dirla, insomma, quanto siamo distanti non solo secoli, ma anni luce da quella ideologia, da quella moralità, da Comunque quell'insieme un comportamento civile, di un di elementare comportamento che dovrebbe civiltà. essere la norma. Qui da noi ormai è completamente stravolta, perché qui da noi non solo non si dimettono alla minima minaccia di, diciamo, manifestazione di lesione di un qualche modo di essere, di comportarsi civile, ma addirittura non si dimettono neppure quando vengono acchiappati col sorcio in bocca, con tanto di prove. A maggior ragione. So, basta ricordare Fini con gli appartamenti di Monte Carlo, tanto per dirne una, no? Ma cose ancora molto più gravi. Ecco, qui siamo di fronte a una situazione di genere. Perché? Perché noi non siamo dei revisionisti storici, diciamo, pure e semplici, diciamo, improvvisati. Noi siamo dei revisionisti storici in quanto, e questa è una delle motivazioni di fondo del nostro agire, perché ravvisiamo in quel modo di essere, appunto, di un secolo fa, l'essenza vera del comportamento civile, cioè il rispetto assoluto della personalità dell'altro e degli altri, non l'egoismo egocentrico e la visione centralista, personale di ciascuno di noi che oggi conduce alla grande, diciamo, la massa della gente e l'opinione della gente e quindi anche quella dei ministri. No, noi siamo per il rispetto nel senso, che il rispetto verso gli altri è il rispetto verso se stessi, è il rispetto del valore di se stessi. Se non abbiamo il concetto del valore, non abbiamo né il concetto del valore degli altri né del nostro. Ecco il punto di vista che noi cerchiamo di portare avanti. E poi qui a questo punto bisogna Aspetta aggiungere, che mi ne sposto che parleremo qui c'è il dopo, sole. Vai, vai. Ne parleremo. ne parleremo dopo, dobbiamo aggiungere che il diritto non è qualcosa di aleatorio o inventato, il diritto è nato in Italia sotto forma di diritto romano, ma da queste popolazioni ed ha Dalla costituito la gens base. Italica. Ed è costituito la base fondamentale della civilizzazione del mondo. E quindi è da parte nostra un dovere, più ancora che un piacere, quello di andare a contestare delle persone che, proveniendo da zone dove il diritto non si sa nemmeno che cos'è, pretendono di venirci a insegnare la logica. E questo mi ricorda quella famosa frase di Manzoni che, riferendosi alla dominazione spagnola sull'Africa,
della Lombardia nel 600 diceva che gli spagnoli andavano ad insegnare, no, la prudenza e la modestia alle donne lombarde. Ecco, noi non vogliamo questo tipo di insegnamento perché non lo meritiamo, o almeno se qualcuno ha qualcosa da dire ce lo dica nelle modalità e nelle forme consentite dalla legge. Esattamente, quindi la signora, noi contestiamo una sua conferenza stampa tenuta a Riace in cui lei dice testualmente la terra è, non ci appartiene, la terra non appartiene a tutti, ecco, questo è il linguaggio della signora. Per dirla tutta, la sua frase è per intero è questa: tutti assieme avremo qualcosa da guadagnare, e Riace è l'esempio che bisogna portare fuori, fuori dalla Calabria, fuori dall'Italia e anche fuori dall'Europa, per incominciare a far conoscere che la terra è grande, c'è uno spazio per tutti. Benissimo, andarsene, no? Se noi riusciamo a utilizzare quegli spazi, ognuno di noi può tranquillamente utilizzarlo e metterlo anche a beneficio del pianeta. Ora, io dico e chiedo a ciascuno di voi che cosa può significare una manifestazione di pensiero simile. Beh, è una manifestazione di pensiero intanto che sta espressa di fronte agli sbronzi di Riace. agli sbronzi, perché bene, se non nessuno ha reagito vuol dire che erano tutti, infatti, gli sbronzi. Vabbè. Poi c'è un altro aspetto che bisogna dire e che riguarda una notizia che sta girando adesso su internet, che Comunione e Liberazione si sta impossessando anche della Calabria. Esattamente. Quindi vedete che ci sono tutta una serie di situazioni che vengono alla luce. Perché noi parliamo di Comunione e Liberazione che si sta impossessando? Si sta impossessando con queste forme. Adesso ci risulta che la ministra in merito è una che fa parte dei focolarini, a maggior ragione sono tutti gruppi, lobby, gruppi di potere che, mascherandosi come fa il Vaticano dietro a presunte forme bontà, buoniste eccetera eccetera, in realtà tende a impossessarsi, no, diciamo, dei possedimenti a del popolo. Esattamente, dei possedimenti del popolo, con la scusa che allora, tutti siamo uguali. Allora, aggiunto un aspetto importante proprio per rilevare la differenza, che poi invito tutti a leggere la nostra denuncia, perché ci sono in questa denuncia una miriade di aspetti non qui evidenziati, ma che poi in successive occasioni evidenzieremo, che riguardano la cultura antropologica italiana, la cultura proprio della discendenza italiana, la cultura della vita vissuta, che è fatta non di leggi ma di comportamenti e di stimoli reattivi proprio sì, vabbè, ma sono leggi, autonomi, sì, sono comportamenti che risalgono anche a un DNA che è stato plasmato malgrado tutte le vicissitudini di questo paese, certamente è stato anche plasmato dalla presenza in un certo senso coercitiva di una condizione con una condizione psicologica che nasce dalla constatazione di essere in presenza di norme. Esattamente. Di norme. Esattamente così. Il discorso che va per renderlo compiuto è che è talmente endogeno e interiorizzato questo concetto che non c'è bisogno più in Italia, sempre e soltanto per chi ovviamente conosce questo modo di essere. Perché oramai anche qui in Italia il consumismo, il permissivismo, il capitalismo ha rotto e corrotto tutto quello che c'era da corrompere, e quindi pochi ancora detengono questi valori. Ma quelli che ce li hanno non hanno bisogno di andare a fare il corso di laurea in giurisprudenza per capire come ci si comporta civilmente. E a questo proposito però va aggiunto un fatto importante, che cioè... tralascio altre considerazioni che poi chi vuole va a vedersele, ma semplicemente affermo che il diritto dunque in Italia, fino a nuovo ordine, è identificato e tutelato con una serie di norme che regolano la vita dei membri della società allo scopo di assicurare la pacifica convivenza. Il diritto e i principi che ne stanno alla base si posiziona dal trascendente all'immanente,
dal dominio della natura arcadico, bucolica, mistica, a quella della cultura, che è un frammisto, è un intreccio. È una compenetrazione, come dicevamo prima. Quindi chiunque abbia avuto quegli insegnamenti di educazione, educativi, da parte della famiglia e della società estesa in generale nei decenni passati, quelli li ha integrati assolutamente, mentre chi arriva transfuga da chissà dove, come dal Congo ad esempio, questi, noi li possiamo accettare a braccia aperte, questo, a patto che non ci vengono a insegnare niente. Certo, e infatti questo è importante. Questo aspetto della cultura trascendente, che può essere un paradosso, un sicomoro, anzi, un ossimoro, ho detto sicomoro, scusate. Allora, al posto di sicomoro potresti anche dire sassafrasso. Bravo, è la stessa cosa. Allora, però va detto che questo aspetto palesemente sfugge continuamente alla signora Qing. E voglio rilevare che i principi su cui si basa il diritto vengono ricavati per induzione e deduzione, cioè per estrazione e derivazione, metodo tipico del pensiero platonico aristotelico di causa-effetto, verum scire est scire per causas, cioè non si può andare a una soluzione senza arrivare a una razionalizzazione passo dopo passo e senza soluzione di continuità di un procedimento logico. E quindi la signora non può semplicemente dire la terra è di tutti, non ci appartiene. C'è una civiltà giuridica che porta a queste conclusioni, non a quello che dice la signora. La nostra civiltà giuridica, che è ricca di 3 millenni di contributi da parte di giuristi, di filosofi, che nascono dalla Grecia arcaica fino ad arrivare a noi, attraverso Tolomeo, attraverso tutto l'iter del bacino del Mediterraneo, della cultura occidentale, a cui questa signora evidentemente sfugge qualunque senso. Ma infatti... E infatti è fuori discussione questa gente qui, hanno avuto un'infarinatura, magari da Comunione e Liberazione, certamente, magari dai catto comunisti, dai focolarini, e loro sono convinti che quella costituisca la cultura è ben altro. Infatti, la cultura è terreno di cultura, infatti si chiama terreno di cultura, esatto. O sei cresciuto in quello... O non sei cresciuto. Allora, da questo punto di vista, ripetiamo, a braccia aperte, perché la nostra cultura ci induce ad accogliere i transfughi, i fuggiaschi, i minacciati, a braccia aperte. Ma se queste persone vengono, ringraziano e possibilmente si tolgono dai coglioni. No, ma io... Invece questi qui, se vogliono insegnare qualcosa, lo vadano a insegnare a casa loro. Ma insomma, ci sono tutta una serie di argomenti che vanno messi in evidenza, ma la cosa, diciamo, terminale di tutto questo ragionamento, che poi eventualmente riprenderemo, perché questo è veramente un archetipo culturale che va messo in evidenza sotto tutti i suoi profili e le sfaccettature, ma va detta solo questa cosa essenziale, cioè che alla signora Qing sfugge il fulcro dell'intera vicenda. La signora Qing evidentemente non è pienamente consapevole lei è stata nominata ministro della Repubblica della Nazione dello Stato Italiano e non delle centinaia di etnie che calcano il territorio più o meno illegalmente del suolo patrio, e che quindi si deve comportare secondo il dettato delle leggi italiane, quantomeno, visto che lei non c'ha quel substrato culturale che la identifica come italiana. Deve quindi integrare le altre etnie nel MOS e nel dettato della legge della Gens Italica, non come fatto finora cercare di centrifugare tutte le etnie, comprese quelle italiane, e fare un frappè di morali, leggi, sistemi relazionali, cultura e civiltà. E quattro,
meno che mai cercare di convertire la gens italica ad una religione messianica del volemo sebbene, siamo tutti fratelli, il mondo ormai è un villaggio che, globale, la terra è, non ci appartiene, la terra appartiene a tutti, come vorrebbero farci credere ed inculcarci i signori della finanza internazionale e del potere mondialista. Esattamente, siamo lì, è la globalizzazione che attraverso forme diverse, essendo tutti stata, scherrani del sistema, essendo stata oltretutto fatta propria dalle lobby pseudo cristiane che abbiamo citato prima, che sono strettamente, di cristiano non hanno nulla, strettamente correlate col potere finanziario mondialista e globalizzato, e vanno sistematicamente svendendo la sovranità degli italiani, e questa è la conclusione. Non solo degli italiani, degli stati-nazione, certamente, che sono alla base, quello che loro alla base della civiltà attuale. Noi la civiltà attuale, allora, premesso che oggi viviamo una civiltà che si è sviluppata dal 8-9000 avanti Cristo e oggi siamo arrivati a queste condizioni, ma io personalmente ritengo che questa non è la prima civiltà che ha raggiunto questi apici, ma probabilmente ce ne sono state anche molte altre, e fondatamente, secondo il mio punto di vista. E quindi la signora Keng, nello specifico, deve tenere conto che c'è uno sviluppo che non si può arrestare, che lei voglia o non voglia, che i suoi mandanti massoni, cattomassoni e quant'altro vogliano arrestare il processo e fare il gioco e decidere loro dove sviluppare e come sviluppare la civiltà, non gli andrà mai a buon fine. Perché? Perché talmente tanti sono gli elementi che vanno controllati che nessuno al mondo ha le energie, le capacità, i mezzi, le risorse per poterlo fare, e quindi quello tentativo che loro oggi stanno portando avanti, che gli è andato male nel periodo alla fine della prima guerra mondiale, fra la prima e la seconda guerra mondiale, fra un po' ritorneremo di nuovo a quelle condizioni, gli sfuggirà di nuovo di mano, nonostante che siano quasi arrivati al guado, alla fine del guado, non riusciranno a raggiungere la fine del guado comunque, perché qualcosa gli sta sfuggendo. Putin farà qualcosa, l'India farà qualcosa, la Cina farà qualcosa. Quindi, e tutti gli altri popoli che si stanno ribellando a questo potere. Quindi questo perché? Perché la Russia, ad esempio, ha perfettamente Putin per primo, ma non solo, hanno perfettamente consapevolezza della loro diversità, della unicità dello Stato. Uno Stato non è che si aggrega per cazzi suoi come cavolo vuole, si aggrega e si realizza in un determinato modo perché quella è la volontà dei cittadini. Quella è la volontà dei suoi, diversa da quelle dei loro confinanti, che si integrano in uno Stato diverso. Ecco perché esiste la diversità degli Stati, perché la gente è diversa e non si può fare un frappè di culture mondiali. In conclusione, dobbiamo dire che è vero, la terra è di tutti, ma noi aggiungiamo qualcosa di più importante. La terra è di tutti, degli animali, dell'uomo e delle piante. No, voglio aggiungere un'altra cosa ancora, allora, perché così si chiarisce bene la grandezza di un popolo o di una cultura. Allora, noi siamo italiani, ma siamo anche europei, e durante la Rivoluzione francese Saint-Just disse una cosa importantissima, che è tuttora attuale: la proprietà è un diritto sociale, come la sovranità. Quindi, se è un diritto sociale, è un diritto, è vero, di tutti, ma è anche un diritto di qualcuno, non di nessuno. E quindi poi, la stessa cosa riprese Massimilien Robespierre, nel definire, nel famosissimo discorso del 24 aprile del 1793, nel definire la libertà il primo bene dell'uomo, il più sacro tra i diritti che derivano dalla natura, avete detto con ragione, che derivano dalla natura, lo diceva anche Robespierre, avete detto non con ragione che essa aveva per limite i diritti degli altri. E perché mai allora non avete applicato questo principio alla proprietà, che è un'istituzione sociale?
È vero, quindi che lui che cosa propone? Allora sentite cosa dice Maximilien Robespierre. Articolo 1, proporre di mettere nella Costituzione dei diritti dell'uomo, all'articolo 1, la proprietà e il diritto di ogni cittadino di godere e disporre della porzione di beni che gli è garantita dalla legge. Aspettate. Articolo 2, il diritto di proprietà è limitato dall'obbligo di rispettare i diritti altrui. Esso non può pregiudicare né la sicurezza, né la libertà, né la proprietà dei nostri simili. Ogni possesso, ogni traffico che viola questi principi è illecito e immorale. Allora, il Comitato ha inoltre assolutamente dimenticato di chiamare i doveri di fraternità che uniscono tutti gli uomini e, ascoltate bene, tutte le nazioni e il loro diritto ad una mutua assistenza. Infatti, anche noi di Alba Mediterranea, principio di assistenza vicendevole su cui noi siamo fermamente d'accordo. Ed è questo il principio che forse voleva dire la signora Kenge, ma è tutt'altra cosa da quello che ha detto. Quindi la signora, in ogni caso, pure se intendeva questo che noi condividiamo perfettamente, tant'è che noi accogliamo da millenni tutti quelli che arrivano qua, tutti, nessuno escluso, tant'è che noi siamo una razza meticcia ovviamente, ma meticcia integrata in un'unica diciamo contenitore che ci fa italiani, con tutte le diversità di ognuno di noi, che popolo più diverso uno dall'altro non ci potrebbe essere al mondo. Vabbè, per concludere, diciamo che questo discorso che ha fatto la Kienge è un discorso tipico di coloro che vanno in giro vendendo schiavi. È un discorso tipico degli schiavisti, che si vogliono far vedere quanto sono bravi. Cosa credete che... Quanto è buono diventare schiavo? Cosa credete che dicessero i venditori di schiavi negli Stati Uniti nel 1830, nel 1840? Se guardate quanto sono bravi, quanto sono utili, quanto sono utili nella società questi schiavi negri, no? E non dicevano così. Assolutamente. Allora dice, c'è posto per tutti i venditori di schiavi, lo dicevano a quelli che poi li compravano, no? Dice, trovateli un posto da dormire, no? O no? Allora, ripeto, la terra è di tutti. Ripenso, i primi a dirlo siamo casa, la casa dello zio Dom, sì, è appunto. Troppo bello quel libro. Allora, la capanna. Ah, è la capanna dello allora, zio Dom. Sì. Allora, la terra è di tutti, degli uomini, degli animali, delle piante. Ma allora, se è di tutti, non è né dei finanzieri, né di coloro che propongono quello che la Kienge vuol proporre indirettamente, e tantomeno che delle multinazionali che sono quelle che nei fatti comandano oggi in tutto il mondo e che sono quelli che muovono la mano di coloro che hanno voluto la Kienge ministro dello Stato italiano. Bene.